Salve ragazzi, oggi unboxing. I pacchi devono essere molti di meno perché alcuni di questi prodotti non erano prettamente fotografici e ve li volevo mostrare via Instagram. Ma ho fatto un piccolo sondaggio su Instagram, mi avete detto che li volevate vedere comunque in un video unboxing qui sul canale YouTube, quindi ho fatto così, li ho messi tutti da parte e quindi iniziamo con questi pacchetti che mi sono arrivati, che dovrebbero essere prodotti, diciamo, non fotografici, ma mandate da aziende che vogliono che li provi. Quindi li andiamo ad aprire immediatamente e non perdiamo tempo, anche perché i pacchi importanti sono due e quelli li lascio alla fine e sono effettivamente prodotti fotografici che mi interessano parecchio. Tanto che aspettavo anche qualche altro pacchetto, però non riesco a resistere, quindi andiamo avanti. Allora, qui c'è un prodotto della Pamo. Sono stato contattato dalla Pamo qualche settimana fa che mi ha chiesto se volevo provare queste cuffie Bluetooth con il loro cofanetto di ricarica. Sono molto curioso perché è un prodotto che non ho mai utilizzato e potrebbe tornarmi utile quando vado a fare le mie battute di caccia fotografica nel capanno. Magari delle volte ti annoi, ma puoi sentirti un po' di musica. Vediamo se riesco ad aprire questa confezione. Allora, eccole qua. Il pacco, se non sbaglio, si apre in questa maniera. Qui ci sono le cuffiette. Come vedete, c'è una spellicolare il loro piccolo cofanetto. Qui dentro ovviamente vanno le cuffiette per ricaricarle. No, non mi ricordo le caratteristiche tecniche, ma se non sbaglio posso fare tre ricariche con delle cuffiette con una ricarica completa del cofanetto. Qua c'è l'altra. Sono anche molto comode e funzionano tutte touch, quindi non hanno pulsanti fisici. Vediamo sotto se c'è qualche altra cosina. Qui sotto vediamo cosa c'è. Qui sotto c'è manualetto di istruzioni, molto piccolo. Questo sacchettino in similpelle per trasportare il tutto, cavetto USB di tipo C per la ricarica e qui ci sono dei gommini di ricambio, sicuramente dimensioni diverse per ovviamente le cuffiette. Queste magari poi le provo e magari vi faccio una story su Instagram e vi dico un po' come vanno. Io sinceramente ho visto recensioni positive di questo prodotto in giro in rete, quindi non dovrebbero essere male, specialmente per il prezzo. Poi magari vi lascio il link in descrizione se vi interessa, così potete leggere caratteristiche, prezzo, eccetera, eccetera. Queste le mettiamo da parte e andiamo a roba più seria e interessante. Qui dentro sinceramente non lo so cosa ci sia. Ancora Pamo, quindi mi hanno detto che mi avrebbero mandato solo un paio di cuffiette. Ma qui leggo Pamo, quindi mi hanno mandato più di un pacco. Boh, non so, vediamo, qua non c'è nulla. Questo qui non so cosa sia. Sinceramente ancora non capisco cosa possa essere. L'accetto con un moschettone per agganciarci cosa? E qui c'è un piccolo cacciavite. Vediamo cosa c'è qui dentro. Cosa mi ha mandato oltre quelle cuffiette la PAM. Altre cuffiette Bluetooth. Ah,
Ho capito. Queste praticamente sono delle cuffiette di nuova generazione con la cancellazione del rumore attivo. Quindi diciamo un gradino superiore a quella perché in teoria dovrebbero ridurre il rumore di fondo, quindi ci dovrebbe isolare completamente. Vedremo se in effetti è così. La confezione è molto particolare, assomiglia a una specie di vecchio orologio da taschino e si apre allo stesso modo, schiacciando qui. Le cuffiette, a vederle così, sembrerebbero quasi identiche alle precedenti. Quindi questo serve per agganciarlo qui, anzi al contrario, agganciare questo qui e questo agganciarlo magari nei pantaloni, suppongo, nella cinta, da qualche parte. La confezione è particolare, sinceramente non avevo mai visto un prodotto del genere. Le cuffiette sembrano identiche, però in teoria dovrebbero essere diverse perché hanno la cancellazione del rumore. Vediamo un po'. No, sono diverse, sono molto più grandi e la forma è diversa. Sì. Sono diverse, le cuffiette sono diverse. Quindi caratteristiche dovrebbero essere diverse. Proverò anche queste e poi magari vi faccio sapere se effettivamente la cancellazione del rumore funziona oppure no. Vediamo cosa c'è qui dentro. Manualetti vari. E suppongo che qui ci siano cavetto USB e qualche altro accessorio magari per il trasporto. Vediamo velocemente se qui dentro c'è sacchettino come quello, l'accetto per il collo. E cavetto sempre micro USB di tipo C. Qui non saprei. I gommini per i padiglioni auricolari di varie dimensioni. Quindi altre cuffie. Ringrazio la FAMU che mi ha mandato questi prodotti. Sicuramente li proverò e magari faccio sapere su Instagram poi come vanno, se funzionano bene, eccetera. Passiamo ad altro. Questi sono prodotti che ho acquistato io. Se siete amanti di tecnologie, avete visto ultimamente la GoPro ha presentato la GoPro 9 con il display frontale per i vlog. Io sono rimasto con la 8 e siccome non voglio spendere altro, ho preferito investire in un piccolo telecomando della Telesin per comandarla a distanza, perché molte volte con l'applicazione del cellulare ho qualche problema, ma non sono il solo, questa app di GoPro non è perfetta. Questo telecomando, a quanto ho letto, funziona con tutte le GoPro, fino alla 8, la 9 non so se è ancora compatibile con questo telecomando, è resistente anche all'acqua e dovrebbe avere una portata addirittura di 80 metri, leggevo da qualche parte, ma me lo devo andare a studiare per bene. Qui c'è il manualetto e qui c'è la cinghietta da polso, quindi diventa un telecomando da polso e il cavetto proprietario di ricarica che ha questo aggancio particolare magnetico. Questo lo voglio provare perché è interessante, anche perché con la GoPro potrei poi utilizzarla per fare qualche video a distanza a qualche soggetto magari particolare nel periodo, che ne so, delle nidificazioni e comandarla a distanza. Intanto le zanzare mi mangiano vivo. Passiamo a quest'altro pacco e un altro mio acquisto. Visto che ci avviciniamo all'autunno, non voglio fare l'errore che ho fatto in questi anni. Quando vado a fare le mie giornate dal capanno, quando fa freddo, sono costretto a portarmi ovviamente qualcosa da bere e la mia borraccia in alluminio mantiene tutti i liquidi freddi e vorrei portarmi qualcosa di caldo, quindi ho scelto una borraccia termica sempre in alluminio. L'azienda è questa, poi magari vi lascio il link in descrizione. E questa è un'azienda che, se non erro, è italiana, quindi prodotto italiano. Mi fido di loro. Questa è da 7,50, è la misura più grande e dovrebbe essere termica.
andiamola a scoprire un po'. Comunque, io poi la proverò questo inverno con qualche bevanda calda e vedremo se in effetti mi terrà la bevanda calda tutto il giorno. Andiamo a conservare e passiamo ai pezzi forti, perché non voglio far durare questo video un'eternità. E allora, andiamo a vedere questo. Nel mio ultimo video avevo parlato di testa bilanciere e vi avevo fatto vedere la Sirui PH10. Questa qui è la famosa Xyleto XGH3. Qua non si capisce nemmeno da dove tagliare. Non capisco perché ogni volta mettono tutti sti pezzi di cartone inutili di altra roba. C'è una pizza giocattolo. Mi hanno mandato una pizza giocattolo. C'è la sua bella confezione Xyleto di cartone. Che ce la mettono a fare sto pezzo di cartone qua? E allora, questo qui, come vi dicevo, è il modello nuovo XGH3. Spero che abbiano risolto quel famoso problema che vi dicevo della rotazione che va a scatti. Oh, che bello! Anche loro hanno fatto la valigetta come la Sirui. Molto molto bello, mi piace, perché è veramente comodo tenere una testa conservata e trasportarla al meglio. Vediamo un po'. Simpatico, qui c'è anche una tasca. Qui dentro c'è la vite da 3 ottavi a 1/4 di pollice. Qua c'è questo spessorino, sembra un tappetino di mouse. E qui c'è la testa. È molto bella. Speriamo che funzioni altrettanto bene, visto che esteticamente mi piace. Io direi di fare una prova velocissima. Quindi, allora, agganciamola molto velocemente, così alla meno peggio. Qui ho il piccoletto, smonto la testa, monto questa qua, questo lo mettiamo da parte perché non c'è niente da vedere, a meno che non c'è qualcosa sotto, no. Quindi la confezione è tutta qua, però è molto bella, mi piace molto. Mettiamo da parte anche questo. E allora, facciamo un test super veloce. Vediamo se già dalle prime prove ruota bene oppure no. Incastrata bene? Sì. Molliamo. Frizioniamo. Frizioniamo ancora. Ecco, si sta svitando da qui. Forse ho frizionato un po' troppo. Allora, vista così, sembrerebbe che funzioni bene e che non abbia problemi di rotazione. Come vedete, è frizionata perché non gira da sola. Se la smollo tutta, si muove molto più facilmente. Come vedete, gira da sola. Ovviamente, con la macchina fotografica sopra, visto che c'è un peso sopra, magari gira un po' di più, così libera da sola senza peso sopra gira un po' di meno rispetto all'altra testa, però non noto scatti di rotazione. I presupposti ci sono, però come sempre mi prenderò il mio tempo per provarla per bene, vedere se ha qualche difetto, qualche problema con l'utilizzo magari nel tempo. Quindi non vi do un feedback positivo già da subito, però vi dico che in questo momento funziona e non ha problemi di sorta. Speriamo che vada bene anche nella caccia fotografica nel tempo.
E passiamo al pezzo forte, ragazzi. Io non sapete quanto tempo ho perso su internet per ricontattare l'azienda e avere il contatto per avere questo oggettino qui. Come sapete, tempo fa vi ho fatto la recensione della OA100. Io non so se ve l'ho detto, ma forse non ve l'ho mai detto. Quando poi ho ridato la OA100 all'azienda, la OA, mi sono innamorato talmente tanto del 100 e della sua qualità, diciamo di immagini, che me lo sono andato a comprare. Ma mi è venuto un altro dubbio: volevo provare un altro obiettivo, la OA, e questo qui è un altro obiettivo macro molto diverso da quelli che utilizzo io. Cioè, me l'hanno mandato senza confezione, così nudo e crudo. Questo qui è il 15 mm f4 macro, quindi un grandangolo con anche il tilt shift, che praticamente ha la possibilità di fare macro con ingrandimento 1 a 1 ed essere ultra grandangolare. Allora, è un po' fetente, si vede che l'ha usato qualcun altro, ci vorrà una bella pulita, però in mano è bello solido. Non vedo l'ora di provarlo, anche perché con questo farò diciamo delle macro molto atipiche per me, perché di solito non ho mai fatto questo genere di macro con i grandangoli, quindi è un genere per me completamente nuovo e sono molto curioso di provarlo. Il diaframma non so quante lamelle è, ma dovrebbero essere parecchie, non so se sono 16 lamelle, che è proprio rotondo. Ora da qui non riesco a capirlo e darò una studiatina più approfondita alla scheda tecnica. Comunque, sappiate che per fare un ingrandimento 1 a 1 a 15 mm bisogna avvicinarsi alla lente frontale a meno di un centimetro, quindi non è proprio comodissimo da usare, specialmente se siamo così vicino. È facile fare ombra sul soggetto e quindi avere il soggetto in primo piano abbastanza scuro rispetto a tutto il resto. Ma magari poi mi studierò qualcosa, come avete visto ultimamente mi è arrivato anche quel kit con le braccia flessibili della litra, potrei utilizzare quelle, o magari un flash montato più in avanti che spara la luce verso il basso, abbastanza diffuso, e provarlo. Quindi di questo poi vi farò la recensione, dovrò un po' aspettare che l'autunno arrivi. Davvero qui in Sicilia, visto che qui siamo ancora in estate, come vedete sono a maniche corte, c'è un caldo pazzesco e non piove da tempo, quindi non ho grandi possibilità di provarlo in questo momento. Speriamo che le temperature scendano, iniziano magari a nascere qualche funghetto, qualche Spirantes spiralis, che nel resto d'Italia già è spuntata qui da me no, e vediamo un po' di provarlo e testarlo per bene. Comunque questo è quello che mi interessava di più e che finalmente è arrivato, quindi aspettatevi più avanti una recensione di questo obiettivo e non vedo l'ora di provarlo. Io non ho più nulla da spacchettare, direi che il video è durato anche abbastanza. Noi ci vediamo presto con un nuovo video sempre qui sul canale, ci becchiamo sempre su Instagram e Facebook con le mie foto e arrivederci alla prossima.